do il benvenuto alla dottoressa Mongiò. Cominciamo questo incontro. Allora, presento prima loro. Loro sono i ragazzi di classi diverse, perché questo progetto nato dalla iniziativa degli studenti stessi, che volevano fare un giornale, eccetera, è nato 4-5 anni fa. Naturalmente questo parco giornalisti, sì, ma ci sono anche alcuni che purtroppo non sono potuti venire. Però è una redazione cangiante, perché di fatto cambia ogni anno. Ci sono quelli che se ne vanno e altri che si inseriscono, e quindi non è tanto un ripartire ogni anno, ma è un approfondire ogni anno, perché poi ogni anno ci sono idee diverse. Siamo partiti prima con questo giornale online, Le Cosimo, poi piano piano nel tempo sono venute anche le dirette in streaming o le registrazioni degli eventi che riguardavano la scuola, le attività e i progetti della scuola. Poi siamo arrivati l'anno scorso anche a fare un po' di radio, una web radio o almeno i podcast, che riguardavano sia gli articoli che facevano i ragazzi, sia qualcosa anche di più leggero, perché naturalmente, come diremmo noi della mia età, sono ragazzi. E quindi certamente non si può fare sempre le cose in maniera seriosa. In più, noi docenti, almeno standogli accanto, cerchiamo di fargli capire come funziona anche la comunicazione. Non solo come si scrive, ma anche soprattutto come si legge, come si osserva. Poi concretamente ci dirà anche lei un po' la parte vera, concreta, non solo la teoria, che possiamo fare noi. Quindi il giornale va avanti così da un bel po' di tempo, insomma. E l'entusiasmo da parte dei ragazzi è tanto. Tutti vogliono scrivere, anche perché la redazione in realtà ci dà la possibilità di diversificare anche quelli che sono gli interessi di ognuno. Perché c'è chi piace fare la foto, chi fare i video, i montaggi, a chi piace scrivere, a chi piace disegnare, a chi piace fare i meme, c'è un po' di tutto. Naturalmente, come dicevo prima, il clima è possibilmente nella massima leggerezza, senza prendersi troppo sul serio, però intanto capire come funziona la macchina della comunicazione oggi. E quindi la sua presenza qui è la ciliegina sulla torta, perché ci permette anche di vedere concretamente com'è il lavoro del giornalista oggi, lavoro molto difficile, lo diremo penso dopo. E quindi siamo qui oggi per ascoltare sia la sua esperienza e sia quelle che sono le idee che possono portare anche alla creazione di un giornale nuovo. Poi ci dirà anche questa cosa qui. La prima domanda, che poi loro possono intervenire a qualsiasi momento con le loro domande, chi vuole anche qualcuno da casa che ci può dire la sua domanda, eccetera. Allora, partiamo intanto con una sua autopresentazione. Chi è Maddalena Mongiò e come gli è venuta questa idea a un certo punto, forse, di dire farò quello a strada da grande? Beh, innanzitutto io coordino l'edizione di Lecce dell'Edicola del Sud, che è un nuovo giornale. Noi siamo in edicola dal 24 di novembre. Sì. Ed è anche un progetto innovativo, nel senso che vuole sposare tutti i linguaggi
per cui anche nella carta stampata abbiamo fatto scelte individuali. Noi utilizziamo le foto molto grandi, ad esempio, le foto delle persone, dei parlanti sono anche in primo piano e non la solita faccina, perché anche la fotografia è un linguaggio, no? E quindi noi siamo giovani, giovanissimi come esperienza editoriale. Io ovviamente non sono giovanissima come esperienza professionale. E c'è un mio amico che dice sempre, un mio collega: se mio figlio mi chiedesse di fare giornalista, io gli direi cambia idea, perché è difficile, non la professione in sé, perché ogni professione ha le sue difficoltà. È difficile potersi inserire in questo mercato del lavoro. Lo è sempre stato. Oggi lo è ancora di più, per una serie di motivi. Intanto, oggi chi è il giornalista? Questa è la prima domanda da farsi. Allora, il comunicatore professionale sappiamo che scrive un certo numero di articoli, fa un certo numero di montaggi, quindi c'è l'ordine che poi gli dà il famoso tesserino, e quello è una prima certificazione. Ma nella realtà, nella vita di ogni giorno, chiunque oggi ha un cellulare, uno smartphone, fa la foto, fa il video, scrive un testo, lo può pubblicare sui social, può farsi un blog, cioè internet ha aperto frontiere a tutti, e questo ovviamente sta creando scossoni al mondo della comunicazione professionale, perché l'utente lettore dice: perché io devo pagare quando posso avere tanta informazione gratuita? Poi sì, possiamo fare il discorso che la comunicazione professionale dovrebbe darti determinate garanzie di correttezza della notizia, di verifica della notizia. Invece se uno va nel mare magnum trova di tutto, no? Puoi trovare il pesciolino e il pesce cane. Però, insomma, noi lo sappiamo bene che la crisi dell'editoria si incontra con quello che è accaduto su internet. Questo è un fatto conclamato. Come interpretare questa realtà? Oggi nessuno ha la ricetta. Chiunque venisse qui dentro a dirvi chi è il giornalista non potrebbe dare certezze assolute, perché è una professione comunque in mutamento. È una professione che si deve adattare a un cambiamento epocale, che non riguarda ovviamente solamente i giornalisti, ma riguarda il modo di fruire l'informazione a tutti i livelli, anche quello scientifico. Se noi pensiamo, vi dico una cosa banale, cioè la cosa più frequente che avviene è che chi ha bisogno di un parere legale vada su internet, magari dopo aver ascoltato l'avvocato o prima di averlo ascoltato. Chi ha bisogno, chi ha un problema di salute va su internet per cercare risposte. Quindi ha bypassato quella che è la comunicazione che gli deve arrivare da chi è l'esperto, da chi ha competenze. E questo è un fatto che accade ogni giorno, quotidianamente, senza neppure che noi ce ne rendiamo conto, senza che lo razionalizziamo. E soprattutto lo riteniamo normale, cioè l'ha detto Google, prima l'hanno detto in piazza, un tempo era l'ho sentito in piazza, oggi l'ha detto Google e diventa informazione accettata, si aprono i dibattiti su queste cose. Quindi chi vuole fare il giornalista oggi deve sapere che affronterà un percorso difficile di inserimento, perché è molto complicato avere la possibilità di un contratto di lavoro stabile.
Tenete conto che io fino a 3 mesi fa ero una freelance e probabilmente se non fosse nato un nuovo giornale, io e i miei colleghi che adesso facciamo parte della redazione staremmo ancora come freelance, perché è difficile trovare realtà, e non solo nel giornalismo, devo dire, dove si diano certezze contrattuali. Poi ho avuto anche la fortuna di incontrare un editore, e io dico che è un editore illuminato, perché pensate, noi siamo una delle pochissime redazioni, non voglio dire in Puglia penso l'unica redazione che ha 2 praticanti, cioè 2 colleghi che hanno fatto un percorso di studi frequentando la scuola di giornalismo e oggi hanno un contratto di praticantato nella nostra redazione, ed è un fatto rarissimo, cioè più unico che raro, oserei dire. E sono una collega e un collega che hanno avuto questa opportunità molto importante per chi ama questa professione. Ecco, quello che posso sicuramente dirvi è che il giornalista deve essere una persona appassionata e curiosa. Se tu non hai l'amore per questa professione, se non hai la curiosità e la voglia di scoprire, è inutile pensare di potersi cimentare, perché ogni giorno noi siamo come i minatori. Entriamo in un luogo che apparentemente non mostra nulla e portiamo alla luce cose che altrimenti non si vedrebbero. Questo è il giornalista, nella sua essenza. Poi nella sua traduzione pratica tutte le difficoltà che vi ho detto. Faccio un attimo la traduzione simultanea di certe cose che ha accennato. Intanto, chi è il freelance? Il freelance, lo dico per chi, è il giornalista che scrive gli articoli e poi li vende a chi se li compra. Quindi non ha un contratto diretto con una testata o più testate. Quindi deve stare lì con la speranza che qualcuno gli pubblichi l'articolo, insomma. Poi un'altra cosa interessante che stava dicendo era questa. Prima la funzione del giornalista era doppia: comunicare, ma anche fare da filtro. Fare da filtro significa quello che va a verificare le notizie prima di pubblicarle. Adesso molto spesso c'è un salto. Per esempio, una domanda che forse è quello che i ragazzi vedono di più. Cioè, prima c'erano i giornalisti che facevano l'intervista più o meno libera al politico. Prendiamo il politico, per esempio. Che cosa è cambiato oggi, visto che molto spesso i politici non usano il filtro del giornalista ma usano direttamente i social, quindi dicono le loro cose senza che ci sia una interlocuzione dall'altra parte, una domanda, un approfondimento o qualcosa del genere? È cambiato qualcosa? Allora, per certi versi sì e per certi versi no. Perché? Alcuni atteggiamenti, ci sono dei politici che parlano solo attraverso i social e non rispondono a nessuno e a nessuna domanda. Al limite rispondono a qualche commento, se proprio gli va, che gli viene postato, se un commento gli garba, possono rispondere. Sono persone sostanzialmente autoreferenziali che parlano per lo più a se stesse. E lo fanno attraverso i social, ma a mio parere se non ci fossero i social non cambierebbe nulla, perché chi è strutturato, chi ha difficoltà a confrontarsi con gli altri, perché parlare con il giornalista, tu non stai parlando con un giornalista, tu intanto stai veicolando un'informazione che va alla collettività, e quindi dovrebbe essere quasi un dovere di chi ha un ruolo pubblico comunicare, no? In maniera corretta. E poi vuol dire che se stai parlando con un giornalista ti stai confrontando, no? Ti esponi. Allora, chi non ha voglia di fare questo e quindi si rifugia nei social, nel passato non l'avrebbe, punto, non l'avrebbe fatto, semplicemente. Non avrebbe parlato. Noi abbiamo esempi memorabili. Voi siete giovani, io ho un po' più di anni di voi, quindi vi posso ricordare le cose che a me sono rimaste, come dire, fanno parte proprio del bagaglio dei miei ricordi. Cioè,
Io ricordo un video, un servizio al telegiornale, Cuccia che camminava, che è stato un grandissimo bancario italiano, Cuccia che camminava e il giornalista dietro, cosa che io odio ad esempio, che gli diceva, gli porgeva la domanda e lui è rimasto imperturbabile per tutto il tempo senza dire ah. E l'ha fatto così per tutta la sua lunga vita professionale. Quindi da quel punto di vista non ritengo che sia, cioè i social hanno dato solo un mezzo pubblico per esternare una modalità d'essere. Poi cosa è cambiato invece rispetto alla relazione col politico? Allora, i politici, diciamo, per certi versi sono i più facili e al tempo stesso i più complessi con i quali interagire. I più facili perché, tranne alcuni rari casi, sono sempre disponibili. Loro hanno bisogno di visibilità, hanno bisogno quindi di parlare, di comunicare, di avere il titolo sul giornale, senza problemi. Però al tempo stesso, per un giornalista, deve esserci sempre presente l'azione dello spirito critico e quindi quando ti viene veicolata l'informazione, questa è una regola generale, non farsi mai strumentalizzare, ma dare quelle informazioni che poi sono effettivamente verificate ed effettivamente utili alla collettività. Io ho avuto sempre dei confronti, come dire, abbastanza accesi, no? con il mio caposervizio che diceva ma tu non puoi verificare anche i comunicati stampa. I comunicati stampa vanno verificati. Sì, perché il comunicato stampa, voglio dire, nel momento in cui io mi assumo l'onere e la responsabilità di scrivere un articolo che contiene notizie date da quel comunicato stampa, io devo essere certa che quelle notizie rispondano ad una verità oggettiva. E no, vi posso garantire che non sempre accade. A volte ci sono comunicati stampa che esaltano determinate cose e poi quando tu vai a verificare, a scavare, senza neanche troppa fatica, di la verità, ti rendi conto che è un'esaltazione, ma che le cose devono essere un pochino abbassate, per esempio. Quindi è un lavoro continuo il nostro, cioè noi siamo come sentinelle per certi versi, e perché noi testimoniamo poi al lettore, quindi alla collettività, quello che avviene in un contesto sociale, politico. Chiarisco questo fatto dei comunicati stampa, lo dico perché molti sono nuovi. Cioè, tutto quello che trovate pubblicato sui giornali online o cartacei, molto nasce dai comunicati che mandano i politici, le aziende. Sì, poi ci sono le notizie che il giornalista è andato a cercare a Carabinieri, Pronto Soccorso oppure altre, per altre fonti. Però molto arriva attraverso comunicati direttamente dai partiti politici, dai vari politici, eccetera. Certe volte la cosa più semplice è prendere e copiare, no? All'interno del giornale. Però in quel caso c'è il rischio che uno si adatta il comunicato stampa a quello che gli serve. Invece il compito del giornalista è andare a vedere se quello che mi hanno comunicato è vero o non è vero, se i dati sono reali o non sono reali. Faccio un esempio, è riportato in una introduzione di un libro di Oriana Fallaci, Intervista con la storia. Lei fa riferimento a un episodio che era successo in Vietnam, Corea, da quelle parti lì, non ricordo di preciso, dove il comunicato del governo diceva che c'erano stati alcuni che avevano ucciso alcuni soldati, 4-5 soldati. E quindi questo comunicato portava a far pensare alla gente che c'erano degli insorti
dei, oggi li chiameremmo terroristi, che se la sono presi con questi 4-5 militari. La notizia reale invece qual era? Sì, erano morti questi soldati, però erano morti nel corso di una sommossa popolare dove erano morti un centinaio di civili. La notizia cambia, c'è una verità parziale, o come la chiamava la portavoce di Trump, una verità adattata, anzi, insomma. Per usare adesso un termine che piace molto, no? È resiliente, si adatta, diciamo, adatti alle tue esigenze. Quindi i comunicati sono... Non li facciamo perché... spaventare, però, no, su quello no, che è il lavoro, il lavoro del giornalista. Ma devono sapere. Senta, qual è la situazione del giornalismo qui nel Salento? E poi lei come vede il Salento attraverso tutte queste antenne che avete all'interno del giornale? È solamente quello della nuova terra della vacanza, il Salento, oppure è qualcosa di diverso? Quindi due domande. Situazione giornali e giornali, redazioni. Voi sapete che abbiamo poche realtà, no? Cioè c'è molto nell'online, però le realtà, diciamo, cartacee sono davvero, si contano sulla punta delle dita. Adesso no, immagino che a breve tornerà in edicola anche Gazzetta del Mezzogiorno. Il sì, problema, penso tra una decina di giorni. Penso forse, che sì, credo, ritengo. Il problema della carta stampata è che non si vende abbastanza, non si vende a sufficienza. I lettori non sono fidelizzati perché il problema principale sta tutto nel web, e forse anche, però io me la sento, mi sento la responsabilità di dover fare anche un'autocritica, cioè a volte è responsabilità anche nostra la disaffezione del lettore. Perché se noi scriviamo un articolo che non rappresenta i fatti, o abbiamo tutti le stesse notizie perché tutti abbiamo puntato sul comunicato stampa, cioè io perché devo spendere un euro e venti, quello che è il costo di un giornale? Vado su internet, che in qualche maniera mi dà dei titoli. C'è anche un problema legato alla... Questo ci sono tanti studi poi, no? Il giornale richiede, leggere un giornale è un lavoro, come leggere un libro ancora di più, e quindi tu devi avere anche del tempo, l'attenzione, e devi rifletterci. Invece se io vado su internet e mi metto lì a smanettare, a fare su e giù con lo schermo, cambiare continuamente pagine come si fa con il telecomando, mi richiede meno attenzione, meno sforzo, poi quello che mi rimane come se fosse una pesca a strascico. Questi sono tutti i problemi che noi ci troviamo oggi, noi stiamo vivendo questa realtà, no? Voi vedrete gli sviluppi poi in un futuro, insomma, più lungo, però oggi ancora questa è una realtà in evoluzione, anche per quello che riguarda proprio noi personalmente, come al di là della professione, come ci approcciamo verso internet, cioè che cosa, come ci sostituirà la tecnologia su alcune cose. Ormai si scrive poco, anche i messaggi stanno diventando sempre di più messaggi vocali, per esempio. Si legge poco perché io premo il tasto e ascolto, non a caso sono aumentati e è aumentato il tasso di chi ha difficoltà di scrittura, anche dopo aver acquisito un diploma, perché c'è l'analfabetismo di ritorno, non basta essere diplomati, laureati, se poi io non esercito determinate abilità ritorno ad un analfabetismo che è precedente il mio titolo di studio. Quindi questo è da una parte, diciamo, il problema che si trovano, perché poi l'editore non è più, tra virgolette, il benefattore del Novecento, no? Che amava
la letteratura, amava l'arte, amava la cultura, amava l'editoria e quindi era disposto a versare sangue, cioè a perdere quattrini pur di avere una testata, pur di potersi esprimere, di poter far esprimere, no, i suoi giornalisti. Oggi non è più così. I giornali sono aziende, quindi come tutte le aziende devono quadrare i conti. Ovviamente se noi ci rivolgiamo ad un pubblico di lettori che non ci acquista, è un'azienda che zoppica, e sulla crisi dell'editoria si spendono, e non da ora, sono anni e anni. Io adesso non ricordo esattamente l'anno, però forse all'inizio del 2000, ma non vorrei dire... No, negli anni 90 è successo, forse era a metà degli anni 90, il Guardian fece una pagina dicendo che nel 2000 i giornali sarebbero morti, qui gettò il giornale, la carta stampata, nel cestino. In realtà non siamo morti, no? La carta stampata vive, o forse per certi versi sopravvive, direi. Ha una sua vitalità, è ancora un elemento di attenzione, però personalmente non saprei dire, perché noi abbiamo ancora una fascia, c'è la generazione adulta, no? Persone come noi, che ancora sono legati a schemi del Novecento. Voi siete già in una fase di transizione pura. E non lo so, i vostri figli, o non so pensare i vostri nipoti, che cosa ne possono fare poi della carta stampata. Cioè veramente siamo in un momento storico con tanti punti interrogativi a cui difficilmente si può dare risposte. Cioè guardate che qui è come il dibattito sul Covid, no? Noi accendiamo la televisione, ogni virologo dice la sua. E idem potrebbe essere, se parliamo di giornalismo e di futuro del giornalismo, ognuno può dire la sua. In realtà certezze non ce ne sono, perché il web poi qual è il punto? È molto frequentato, è molto navigato, ci sono tanti contatti, ma non porta quattrini. E l'informazione professionale, lo dice la stessa parola, essendo professionale, quindi fatta da professionisti, deve essere remunerata, se non lo è. Quindi questi sono i quesiti, diciamo, i quesiti aperti che ci sono per quello che riguarda la nostra professione. Ed il Salento non sfugge a queste logiche, anzi, in più, questo dal mio punto personalissimo di vista, cioè anche da ricerche fatte su quelle che sono la navigazione sui siti, no? C'è tantissima ricerca che riguarda le realtà territoriali. Cioè se io vivo a Matino voglio sapere quello che accade a Matino, quindi mi guardo i gruppi social di Matino, faccio ricerche sui siti che sono collegati a Matino e via di questo passo. La carta stampata ha un limite innanzitutto, no? È uno spazio fisico. Cioè, quello è, non è che puoi allargarti come puoi fare su un sito volendo e mettere 10 notizie invece che 8. Lì se entrano 8 e non si discute. Allora, dovendo ragionare in uno spazio limitato, vengono diciamo penalizzati i racconti capillari dei territori. E questo crea la disaffezione poi. Perché siccome ognuno, viviamo un'epoca di forte individualismo, no? Quindi ognuno dal suo paese, dalla sua realtà di casa sua, anzi dalla sua stanza, poi passa a casa sua, poi passa al suo paese, cioè interessato alle sue cose, quindi non è che c'è tanto l'interesse, sì, i fatti del mondo, accendo la TV, mi sento i titoli del telegiornale, poi vado avanti e mi vedo un film, fine della storia. Non c'è l'interesse, la cosa, questo è un problema, secondo me, molto serio. Perché il fatto poi di non entrare nelle dinamiche delle cose, di non comprenderle fino in fondo, rischia di non farci essere liberi.
perché siamo condizionabili. E l'altra domanda non mi ricordo più qual era. Cioè, come tu vedi il Salento? Come io vedo il Salento, allora io adesso faccio... negli ultimi anni è diventato il Salento Shire, è diventato il luogo delle vacanze dove vengono da tutto il mondo, da tutta Italia. Non è, penso almeno, il luogo della quarta mafia come qualche tempo fa, però insomma i problemi reali adesso o le ricchezze vere adesso quali sono? Allora, l'altro giorno, se non sbaglio, la copertina della nostra edizione dell'Edicola del Sud è stata dedicata proprio al tema della criminalità e alla permeabilità che ha la città di Lecce rispetto al riciclo di denaro sporco provenienti dal traffico di stupefacenti in attività apparentemente lecite che sono legate al turismo, ristorazione, commercio di idrocarburi, smaltimento rifiuti, cioè l'elenco è preciso. Quindi io ho dedicato la copertina a questa questione, che non è nata da un'idea, dice beh, la giornalista ha pensato questa cosa, no, è contenuta in un documento ufficiale redatto dal Comune di Lecce. Allora, il Comune di Lecce ha presentato un atto che è di prammatica, e questa è un'altra cosa che può essere interessante per voi, per dire come si possono trovare le notizie, le famose notizie che non sono di giro, cioè le notizie di giro sono i comunicati stampa che hanno tutti, le notizie che non sono di giro, questo è un gergo giornalistico che vi trasferisco, le notizie che non sono di giro come si cercano? E devi fare dei percorsi intuitivi anche a volte, no? Quindi è arrivato un comunicato stampa in redazione dove il Comune di Lecce annunciava di aver pubblicato sul sito istituzionale il piano triennale dell'anticorruzione. Quindi niente di che, perché si fa ogni anno, immancabilmente e puntualmente. Però, anzi, scusate, io quando mi sono presentata non vi ho detto una cosa che era importante per comprendere. Fino a settembre, quando io lavoravo per Quotidiano, mi occupavo di scuola, sanità e università, moltissimo di sanità, conosco molto bene la sanità. E poi ad ottobre sono stata assunta e dal 1° di gennaio coordino l'edizione di Lecce, dell'Edicola del Sud. Quindi il mio ruolo è anche cambiato adesso, no? Mentre prima pensavo soltanto a cercarmi notizie che riguardassero il mio settore, oggi invece devo preoccuparmi di quella che è la tenuta delle pagine, no? E quindi dare sempre un'informazione che possa essere interessante. Allora, quando è arrivato questo comunicato, io so bene che i piani anticorruzione di tutte le amministrazioni contengono una relazione, e all'interno della relazione, a seconda di chi poi la va a stilare, tu hai la possibilità di avere tutta una serie di notizie. Sono documenti un po' noiosi che diciamo normalmente si cerca di accantonare, perché poi il burocratese è abbastanza seccante, però sono abituata a lavorare con i documenti, quindi sono andata a leggere. E leggendo la relazione, sono 54 pagine se non mi ricordo male, leggendo il documento ad un certo punto arriva, anzi vi consiglierei di andarlo a leggere perché così vi potete rendere conto proprio. Quindi leggendo questa relazione ho trovato un capitolo dedicato all'analisi di contesto, cioè qual è la situazione a Lecce, per l'appunto. Quindi veniva analizzato tantissimi elementi della città, come è stesa, che cos'è, che cosa non è, la popolazione. Poi c'era questo capitolo dedicato alla criminalità. Quindi la copertina che io ho fatto sull'Edicola del Sud
non nasce da un'idea così, dice beh, la sparata, perché a volte, questo è un male della nostra categoria, a volte si sparano le notizie che poi non hanno tanta sostanza, questo è un, lo ammetto che può accadere, a volte osservo questi fenomeni. Però diciamo lì nasce proprio da un documento, quindi c'erano passaggi inequivocabili dove appunto si parlava, fortunatamente le forze dell'ordine sono riuscite a smantellare, no, quella capillarità che aveva la Sacra Corona Unita, però ancora ci sono delle sacche, queste sacche agiscono. In particolare per quello che riguarda Lecce, le inchieste della procura, della magistratura hanno rilevato questa presenza di capitali che arrivano dal traffico di stupefacenti. Questo non solo, diciamo, magari può fare inorridire, no? Perché dice oddio, però oltretutto mina doppiamente il tessuto sano dell'economia. Perché se c'è un'attività che può anche non vendere nulla, ma tanto c'è sempre soldi in cassa, e un'altra accanto che deve fare quadrare i conti legittimamente, quella diventa una concorrenza sleale che poi porta alla morte delle attività sane. Quindi non è un problema irrilevante. Adesso vedremo sabato cosa ci diranno all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Io vi consiglio di seguirla questa cosa, perché è molto importante proprio per voi giovani comprendere dove state vivendo, in che contesto state vivendo e come vi dovete difendere. Solo la conoscenza ci può difendere tutti. Anche se io ricordo sempre una frase di un premio Nobel, Octavio Paz, che diceva che la conoscenza è una trasgressione compiuta da un eroe solitario che prima o poi riceverà un castigo. Io non sono così pessimista, io non penso che si riceva un castigo, penso che la conoscenza ci dà la possibilità di essere padroni della nostra vita e di fare scelte consapevoli. E quindi se io devo scegliere anche dove acquistare, dove comprare, anche i prodotti, quando scegliamo i prodotti abbiamo una responsabilità. Quindi qualsiasi scelta deve essere consapevole, quindi vi consiglio di seguirlo l'anno giudiziario, di vedere le risultanze di quella che è l'analisi che poi faranno i magistrati, ovviamente sono le persone che tecnicamente hanno una visione corretta di quello che è la situazione. Parlavi dell'edicola del Sud, no? Giusto per spiegare ai ragazzi, accanto al quotidiano di Puglia, più o meno tra qualche tempo accanto anche alla Gazzetta del Mezzogiorno, che ha una storia un po' più lunga, arriva questo giornale nuovo. Lei parlava di editore illuminato. Con questi chiavi di luna viene da dire chi gliela fa fare, no? Però, penso che ecco, la dovremmo chiedere a lui. Però ecco, che bacino, che organizzazione avrà questo giornale, che non sarà il giornale locale, sarà un giornale interregionale, no? Sì, è interregionale, però guarda molto alle realtà locali, moltissimo. Tant'è che ogni provincia ha la sua edizione, innanzitutto, ed è distribuito fra Puglia e Basilicata. Ma come dicevo in apertura, è un giornale che vuole parlare anche a voi. Non a caso non è solo un giornale di carta stampata e non è banalmente solo un giornale pubblico con un sito. Perché oggi tutti dicono sì, noi siamo multimediali, perché ci hanno la carta stampata e il sito. È un attimino riduttivo. Quindi noi abbiamo, oltre al sito, abbiamo una radio web che è già attiva e in tempi abbastanza brevi avremo la web TV. Quindi siamo multicanale, se vogliamo dirla così.
Allora, l'editore dell'Edicola del Sud, gli editori anzi, la Lady Ettori dei fratelli Ladisa, loro avevano avuto prima l'affitto di Gazzetta per 6 mesi, poi l'esperienza Gazzetta si è chiusa perché l'asta è stata se l'è aggiudicata un altro gruppo che appunto editerà Gazzetta, e gli editori che sono appassionati e che ritengono di dover avere una testata a servizio del territorio hanno deciso di avviare una start-up che siamo per l'appunto noi. E io perché sono qui oggi e ho contattato prima la professoressa Caretto, la vostra dirigente scolastica, o la preside come si dice abitualmente, perché in Italia un'altra cosa è, cambiamo sempre i nomi, sì. Non si sa perché. Perché? Perché mi piacerebbe nell'edizione di Lecce darvi spazio, dare spazio a voi. Cioè io vorrei, adesso vediamo con quali cadenze, con se ne avete voglia, vorrei la voce degli studenti nel nostro giornale, e senza alcuna indicazione di sorta, cioè argomenti, cose, ma proprio quello che ritenete voi con la vostra ricerca, con la vostra intelligenza, col vostro talento, di voler seguire ed esprimere. Poi gli articoli che magari meritano approfondimenti, gli articoli che eventualmente possono meritare inchieste, sarò veramente ben felice di approfondirli e di coinvolgervi anche in questo lavoro appassionante che è quello della miniera di cui vi parlavo prima, andare a scavare, scoprire le cose che gli altri non potrebbero vedere, che neppure noi possiamo vedere se non li andiamo a cercare. Quindi, in altre parole, tenete presente che qualcuno di voi dovrà scrivere per 2 testate, insomma. Non so se hai visto le Cosimo in questi giorni, lì già un bel po' di materiale c'è, però questo per noi diventa anche uno spunto e una spinta anche a fare le cose anche più seriamente. Quindi, professore, prego. Ma poi anch'io sorvolo a volte. Non necessariamente solo scrivere, perché chi vuole fare il video, chi vuole fare il podcast, cioè abbiamo possibilità, dico, per tutti i loro talenti, quali che siano. Sì, questa cosa poi la vediamo bene, però era anche un modo, intanto per ringraziarti di questa disponibilità, ma soprattutto per dire ai ragazzi che bisogna scrivere possibilmente sempre di qualcosa che piace, che non sia possibilmente troppo autoreferenziale, perché non state scrivendo per voi stessi. Vi dico sempre, dovete scrivere tenendo presente che dall'altra parte, non sapendo chi c'è, dovete scrivere un po' tutto. E quindi la voce anche vostra diventa una voce molto importante. E quello che notiamo noi, dalla nostra età, e che certe volte usiamo perfino linguaggi diversi, modi di pensare diversi, modi di vedere le cose molto diverse. Quindi è un modo anche da parte vostra per far venire fuori un po' anche la visione della realtà che avete voi. Quindi grazie per questa opportunità, vediamo poi come concretizzarla, insomma. La disponibilità nostra c'è, noi siamo ripartiti da poco, perché fin quando parte l'anno scolastico una cosa l'altra diventa sempre, poi con questi rallentamenti che ci sono stati, anche se in linea di massima a noi ci è andata bene, siamo stati quasi sempre in presenza tutti quanti, cioè la nostra assenza per questioni Covid
si riduce a 2-3 per classe, quindi non, ma anche, come vedi, se tanti di questi ragazzi stanno qui è perché un certo interesse, una certa voglia di fare, nei linguaggi diversi c'è. Noi stiamo cercando proprio di incanalarli, aiutarli in qualche modo, però la disponibilità, penso, da parte nostra c'è. Quello che stiamo, per esempio, le altre iniziative che ogni tanto lanciamo sono anche sugli altri concorsi che in genere ci sono. Prima ce n'era uno anche dell'Ordine dei giornalisti, oppure c'è un'altra bella iniziativa che dobbiamo cominciare a riprendere, che era della Repubblica Scuola. Cioè la Repubblica mette a disposizione una pagina per le singole scuole e poi dà la possibilità pure di leggere la Repubblica con dei codici online, insomma. E lì le diverse scuole poi si confrontano, perché poi c'è una pagina, fanno una pagina comune, sempre online, insomma. Quindi anche quella è una bella esperienza. Perché quello che forse manca molto spesso è anche la lettura degli altri, perché uno fa il proprio articolo però non legge, e su questo pure stiamo insistendo, insomma, ecco. Allora ragazzi, qualche domanda da parte vostra, qualche curiosità? Io volevo chiedere una cosa. Prego, abbiamo sì, in mondo visione, vai Lidia. Sì, sì, si sente poi. Partiamo da questo, e l'abbiamo detto un po' prima, cioè è la contaminazione che arriva dalla facilità che ci hanno dato gli strumenti elettronici. Cioè il fatto che dicevo prima è lo smartphone, no? Oggi chiunque si sente giornalista, perché dice: che cos'è fare il giornalismo? Faccio la foto, scrivo un testo. Che cosa fa il giornalista professionista di differente? Mette la foto e fa il testo. Questo è, diciamo, l'assioma, no? Che si pensa sia alla base del mestiere, perché è un mestiere. E in realtà non è proprio così, perché la foto può essere anche immediata. Io sto camminando, vedo che hanno investito una persona e faccio la foto, scatto la foto. E quello lo può fare chiunque. Quello che viene dopo, adesso sto banalizzando come esempi, no? Quello che viene dopo è che il giornalista professionista si interfaccia con le forze dell'ordine per capire se il guidatore che ha investito era sotto l'uso di sostanze stupefacenti oppure era ubriaco, per dirla molto banalmente, molto semplicemente, può cercare di capire se per la persona investita che danni può aver riportato, non solo fisici ma anche materiali. Cioè noi possiamo raccontare tutto un mondo che va al di là della foto secca o della constatazione. Camminava sul viale dell'università, è arrivata l'auto, l'ha travolta e in ospedale. Quello lo può fare chiunque, è vero, ma andare oltre devi avere dei requisiti professionali che ti fanno conoscere le fonti, come ti devi muovere, come puoi scavare la notizia, e questo fa parte della comunicazione professionale, per l'appunto. Però sì, c'è anche un'altra cosa che è poco di più.
Cioè non è solo il giornalismo oggi che è in crisi di autorevolezza, sono le professioni in crisi di autorevolezza. Pensate ai professori, pensate agli avvocati, pensate ai medici. Cioè prima se si andava da un... Cioè io mi ricordo quando ero piccola, io studiavo tantissimo, mi piaceva studiare, eppure mia nonna mi rimproverava sempre, io sono cresciuta con la nonna, perché secondo lei non studiavo abbastanza, e quando andava a parlare con la mia maestra, io ero più che preoccupata, nonostante studiassi. Oggi invece che cosa accade? Che i vostri genitori sono i vostri avvocati, che vi tutelano e vi difendono se studiate o non studiate. E quindi questo che vuol dire? Mettere in crisi l'autorevolezza di una figura. E questo principio passa per il giornalista, passa per tutte le categorie professionali. Che a mio parere, non vorrei fare, diciamo, assonanze irrituali, però secondo me questa situazione in gran parte il responsabile, l'imputato principale è la politica. Cioè a mio parere se siamo arrivati a questa situazione che è alquanto imbarazzante e alquanto preoccupante anche, è un problema dovuto al fatto che ad un certo punto si è ritenuto il famoso uno vale uno, per cui non è importante studiare, perché io posso aver fatto con tutto il rispetto per qualsiasi lavoro, no? Però io penso che le competenze, se io devo fare le pulizie, devo saper fare pulizie, devo avere la competenza per fare pulizie, e salendo di grado le competenze aumentano. Se invece io dico uno vale uno, quindi uno può aver fatto fino al giorno prima la commessa o il commesso, il giorno dopo può andare a fare il ministro, chiaramente questo lede e mina l'autorevolezza della competenza e della professionalità. Non so se ti ho risposto a tutto quello che volevi sapere. Ok. Sì, però ho inteso. Allora, qualche altra domanda, qualcuno? Prego. Lei come è riuscita a inserirsi nel mondo del giornalismo? Ha detto che è tanto difficile entrare. Una volta che ha finito il suo percorso di studio, sapeva già come doveva muoversi o era un po' in alto mare? Allora, vi dico come funziona. Si consumano le scarpe. Nel senso che inizia... Allora, la prima tappa che uno fa deve acquisire il famoso tesserino, no? Tesserino, l'iscrizione all'ordine. E per acquisire il tesserino bisogna aver svolto attività retribuita in una testata giornalistica regolarmente registrata. Se non mi ricordo male, in Puglia bisogna aver... 40 più 40. Dovrebbe essere 40 articoli più 40 articoli all'anno. Non mi ricordo se sono 40 o 30 l'anno, comunque no, 40, siamo 40, 40. Io prenderò troppo. Ah, ecco, perfetto. Ormai dopo tanti anni. Oh, allora, quindi diciamo quella è la base. E non è facile trovare una testata che decida di dare questa opportunità. Quindi innanzitutto bisogna già avere un bagaglio proprio di competenze fatte da autodidatta, spesso a titolo di volontariato, in cui ci si fa, come suol dirsi, le ossa. E quindi quando si arriva ad una testata, a proporsi ad una testata, si è in grado di produrre articoli che possono essere di interesse e quindi possono essere pagati. Cioè, si parte così. Naturalmente si diventa pubblicisti in questo mondo. Si diventa... Allora, professionisti poi è un altro step, perché professionisti, io sono una giornalista professionista perché sennò non avrei avuto possibilità di essere assunta nella redazione centrale. Professionisti si diventa invece dopo aver fatto
due anni di praticantato in una redazione e aver, questo diciamo è l'esempio classico, e aver sostenuto un esame di Stato che vi posso garantire, almeno quando l'ho fatto io era durissimo. Quando io ho fatto l'esame da professionista, è un esame nazionale, si fa a Roma, eravamo, non me lo dimenticherò mai, 434, quindi uno dice, beh, pochi. Peccato che all'orale siamo arrivati solo il 30%, e all'orale hanno ancora bocciato. Cioè, quando, almeno fino a quando l'ho fatto io, era un esame veramente duro. Non è una passeggiata l'esame di Stato. Adesso c'è, diciamo, il percorso più facile, quello di iscriversi ad una scuola di giornalismo per poter acquisire il titolo. Si fa l'esame di Stato, però insomma fatto con la scuola di giornalismo diventa molto più semplice tutto l'iter. E quindi questo, diciamo, è la cosa canonica. Poi c'è la scommessa vera. Come faccio ad entrare in una redazione? E questo nessuno... Cioè nessuno ci può scommettere nulla, nel senso che si stabilisce un rapporto di collaborazione, si deve diventare sempre più indispensabili per il giornale, essere sempre più significativi per il giornale e sperare che prima o poi arrivi l'assunzione. Questo è, diciamo, l'iter. Spesso e volentieri, ovviamente, siccome passano anni e anni prima che uno possa essere assunto, c'è chi si stanca, chi molla, chi dice non posso, chi ha magari esigenze economiche, perché vuol dire vivere con pochi soldi per tanti anni, perché le redazioni pagano pochissimo. Però se c'è un consiglio che vi posso dare, è questo: anche se non potete immediatamente, se chi di voi vuole fare il giornalista, anche se l'assunzione non sarà mai immediata, almeno che uno non accade come vi può succedere con il Superenalotto, però diciamo l'assunzione immediata, cercate di fare cose che siano quanto più vicine a quello che voi desiderate fare. Cioè, se volete fare i giornalisti, cercate di fare uffici stampa, di stare nel settore della comunicazione alle imprese, in maniera che sia vicina al mondo del giornalismo, perché qualifica comunque il vostro curriculum. Altre domande? Qualche altra curiosità? Qualche riflessione? Vogliono scrivere. Sì, quello sicuro, sì. Che noi poi continueremo dopo questo incontro con lei a vederci un po' all'interno della nostra redazione, così vediamo di partorire qualche altro lavoro, qualche altro articolo, insomma. Prego Cristina. Parlando di politica e di giornalismo, in testate che sono politicamente schierate, penso a testate importanti, diciamo, come svolge al meglio il giornalista la propria funzione di filtro oggettivo della verità? Cioè, come può svolgere al meglio la sua funzione di informatore responsabile per la collettività? Beh, quello intanto è legata, allora, quella è alla base della nostra deontologia. Poi, se il giornalista la rispetta o non la rispetta è un fatto personale. Però diciamo che ovviamente tutti abbiamo una testa e tutti abbiamo delle idee, tutti abbiamo, no, delle, cioè anche il magistrato ce le ha, non è che siamo, voglio dire, scevri da pensieri. Però ovviamente l'informazione deve essere oggettiva. E non può essere, diciamo, esaltare, questo in linea teorica. In pratica sappiamo che non avviene, perché in pratica se entriamo in una testata schierata decisamente, penso al Fatto Quotidiano, penso al Libero, penso al Giornale, penso alla Repubblica, la verità. La stessa Repubblica, no? Ci sono giornali nettamente schierati. E ovviamente i giornalisti che lavorano lì seguono quella linea, cosiddetta linea editoriale.
Lui evidentemente sono convinti, perché sono, cioè, tutti noi quando siamo in una redazione dobbiamo seguire una linea editoriale, poi siamo liberi nella stesura dei nostri pezzi, però non puoi andare contro la linea editoriale del giornale, no? Se diciamo alteri la realtà per piegarla alle esigenze editoriali del tuo giornale, quella è una scorrettezza grave che l'ordine censura. Diciamo che noi, per parlare dell'edicola del Sud, noi a dicembre, quando è venuto l'editore per fare gli auguri, e lui ha detto: voi potete scrivere tutto quello che volete, nessuno vi dirà mai cosa scrivere e perché scriverlo. Ecco perché io dico è un editore illuminato, perché se tu vuoi fare vivere un giornale devi lasciare libero il giornalista, devi lasciare libero il giornalista di cercare le notizie anche scomode, come può essere quella di fare la copertina in controtendenza e dire che Lecce è permeata da certe attività che vengono alimentate con denaro che arriva dal traffico di stupefacenti. Sicuramente è una cosa in controtendenza. Il giorno dopo ho affidato alla collaboratrice il cosiddetto seguito della notizia, ho detto: chiama gli assessori al ramo. Lei si è interfacciata con l'ufficio stampa, ha detto: no, ma quello è un documento tecnico, gli assessori non hanno interesse a fare dichiarazioni in merito. Quindi questa è la situazione, no? Cioè noi come giornalisti, nella nostra libertà, mostriamo il problema. Poi, se con quel problema chi deve confrontarsi lo vuol fare, non è nostra responsabilità se non lo fa. Prego. Per esempio, io questo fatto dello schierarsi lo trovo ultimamente, almeno in alcuni giornali, molto più feroce, quando perfino nei titoli delle prime pagine si comincia o si grida la divisione, no? Del tipo, proprio nel titolo: ci vogliono fare questo, dicono loro questo, cioè si arriva perfino nei titoli a, secondo me, un livello di comunicazione molto, molto basso, cioè già dal titolo viene meno almeno quell'apparente obiettività che ci dovrebbe essere della presentazione del fatto. Presentazione di parte, però nel momento in cui scrivo ci vogliono bocciare, per rimanere nel clima scolastico, già sto dicendo che c'è un voi e c'è un noi, e già e questo diventa molto, almeno ecco, io... La differenza, come dice il professore, la differenza fra la cronaca e l'opinione, perché la cronaca deve essere la descrizione dei fatti, la descrizione pulita dei fatti. Nell'opinione puoi dire: ci vogliono bocciare. Però se io devo fare una descrizione netta dei fatti, per esempio, vi cito esempi concreti, qualche giorno fa abbiamo fatto una copertina sulle politiche, sulle amministrative. Bugia, non è, ecco, anche questo è una fake news, era sulle provinciali, sulle elezioni provinciali, quindi l'analisi delle strategie in atto. Allora, nel titolo, che là c'era descritta tutta la questione degli assessori regionali, chi appoggia uno, chi appoggia l'altro e via di questo passo, e quindi nel titolo, adesso non me lo ricordo esattamente, però il concetto era che si giocano la leadership dell'Inoci Leo. Quello è un fatto, non è un'opinione, perché loro stanno sostenendo determinati candidati per poi, come si dice in gergo, pesarsi. Però quello è un fatto.
Se invece noi dessimo un giudizio sulla loro competizione per dire che ce la fa uno piuttosto che l'altro, quello diventa una valutazione non più oggettiva. Domande? Altrimenti liberiamo la dottoressa Mongiò, perché poi il lavoro vero comincia adesso. I giornali si scrivono nel pomeriggio naturalmente. No, io oggi sono libera, perché altrimenti non potrei stare qui. Ecco l'altra cosa, un giornalista lavora tante ore, davvero tante. In teoria per contratto... Ah, potrebbe spiegare come funziona la vita di redazione? Sì, ecco, sì, gli sì, orari... sì, assolutamente. Allora, in teoria noi siamo privilegiati, perché il nostro contratto prevede 7 ore e 35 quotidiane di lavoro e 5 giorni lavorativi la settimana, che per la verità anche in questo caso il mio editore, essendo appunto illuminato, ci concede, perché nelle redazioni invece viene concesso solo il famoso giorno di corte, si chiama il giorno libero. Noi abbiamo invece 5 giorni, se lavoriamo la domenica, nella settimana abbiamo un altro giorno libero, perché dobbiamo fare 5 giorni a settimana. Però le 7 ore e 35 minuti sono puramente fantasiose, perché in realtà tu, intanto chi è giornalista pensa sempre alla notizia. Io ho il telefono sempre acceso, non lo spengo mai, e anche se mi arriva, se sento lo squillo di notte, vado a vedere, perché può essere accaduto qualcosa. E non sono solo io così, siamo così. La stragrande maggioranza di noi è così. Cioè sta sempre con qualsiasi... Io la sera, ecco, vi racconto questo che vi può dare idea. Il 31 di gennaio è il giorno in cui i giornali sono chiusi, le redazioni... Di dicembre. I giornali sono chiusi, non si lavora, no? La vigilia è Capodanno. E quindi come tutti, anche io ero in famiglia, stavamo preparando eccetera eccetera, se non mi ricordo male alle 8:30 mi è arrivata una telefonata da una persona che piangeva disperatamente perché era morto il sindacalista. Io a quell'ora ho mollato tutto, ho fatto le telefonate e ho inserito la notizia sul sito. Potevo non farlo, non ero obbligata perché non dovevo lavorare, non stavo lavorando, però è una cosa, cioè come devo dire, è una cosa a cui non puoi resistere, cioè di fronte alla notizia il giornalista non resiste. Cioè il fatto di poterla dare ai lettori è una cosa irrefrenabile. E la devi provare per comprenderla. Io vi auguro di provarlo. No, comunque le ore fantasiose valgono pure per loro come valgono per noi, perché pure per noi teoricamente sono 18 ore e per loro teoricamente sono 30 ore, però in realtà sono molto fantasiose, o sbaglio? Siamo in un mondo fantastico, sì. Sì, e poi c'è un altro fatto, che adesso, sempre con questi benedetti cellulari, siamo continuamente in movimento, tutti. Ti arriva la cosa al collega, ti arriva dallo studente, gli studenti fra di loro, cioè, quindi è una cosa... Va bene, io vi ringrazio. È stata un'occasione speciale per me parlare con voi. Mi auguro davvero di poter ospitare la vostra voce, di poterla fare ascoltare. Mi piacerebbe che ci fossero questi articoli che possono parlare di qualsiasi cosa. Da un brano che vi è piaciuto, un brano musicale che vi ha colpito, a una trasmissione televisiva, a quello che vi succede ogni giorno quando salite sull'autobus, allo stress del Covid, cioè ad un'esperienza di vita che vi ha toccati. Cioè, mi piacerebbe raccontare, che fosse raccontato il vostro mondo e la vostra quotidianità, anche per avvicinare le giovani generazioni agli adulti, perché a volte i linguaggi sono lontani e distanti. Grazie. E naturalmente noi siamo disponibili nel momento in cui c'è qualche situazione che riguarda il mondo della scuola, più che avere
punto di riferimento tra questi ragazzi. Io mi aspetto, insomma, noi possiamo calendarizzare quando vuole, voi adesso ragionateci, sì, non e poi possiamo calendarizzare, sarò molto contenta di avere le vostre firme sulla nostra testata. Intanto, un'esperienza di cui ovviamente è benedetta, fra virgolette, dalla nostra direttora, che si chiama Anna Maria Ferretti. Ovviamente prima di partire con questa iniziativa l'ho condivisa con lei ed era molto entusiasta, quindi noi vi aspettiamo veramente con molto piacere. Grazie e buon lavoro. Grazie.